Ciao a tutti ragazzi, buona domenica. Sapete cosa ci facciamo oggi? Facciamo qualcosa con la pasta sfoglia. Sto preparando le uova, mi servono le uova sode perché ci metteremo anche le uova sode. Mettiamo a bollire le uova. Quando mettiamo a bollire le uova, mettete un goccino di aceto bianco. Perché? Perché quando inizia a bollire l'acqua e magari si possono rompere le uova, fuoriesce l'uovo. In questo modo, anche se si dovrebbe crepare appena appena il guscio del nostro uovo, si cicatrizza e non succede quello che vi è capitato tante volte. Facciamo bollire le uova e adesso vi faccio vedere. Intanto che vengono pronte le uova, vi faccio vedere gli ingredienti, tutto quello che serve. Un rotolo di pasta sfoglia, un pochino di grana, qualche sottiletta o un po' di formaggio a vostra scelta. Io uso delle sottilette oggi, un po' di ricotta, non tutta, e un po' di prosciutto cotto. Prendiamo subito una bowl piccolina e andiamo ad aggiungere un pochino di ricotta nella nostra bowl, in questo modo. Ne bastano giusto 2-3 cucchiai al massimo. Ne ho messi 3, come avete potuto vedere. Un attimino che chiudo subito la nostra ricotta e la metto in frigorifero. Una volta che abbiamo messo la ricotta, prendiamo anche un po' di prosciutto cotto e lo possiamo tagliare in questo modo anche con le mani a pezzettini. Poi quando gireremo il tutto con una forchetta si romperà ancora un pochino di più. Ne bastano giusto 2-3 fettine. Facciamo tutto un impasto unico. Due fettine, sì, ne metto ancora una, giusto per abbondare. E abbiamo messo 3 fettine di prosciutto cotto. Possiamo aggiungere anche un po' del nostro grana. In questo modo le sottilette, il formaggio lo metteremo per ultimo. Prendiamo una forchetta, non vale la pena prendere la frusta perché è veramente poco il nostro ripieno, visto che stiamo facendo soltanto un foglio di pasta sfoglia. Iniziamo in questo modo a mescolare un attimino il tutto in questo modo e cerchiamo di amalgamare bene la ricotta col prosciutto e con il nostro grana. Possiamo anche aggiungere, volendo, un pizzico di sale, ma non troppo, perché già abbiamo dato, diciamo, la giusta salatura con il prosciutto cotto e con il grana. Però un pizzico si può anche andare ad aggiungere. Infatti aggiungiamo giusto un pizzico di sale. Mescoliamo ancora un attimino. Manca qualche minuto alle nostre uova. Comunque questo lo potete già preparare, così appena sono pronte le uova è tutto bello e pronto. Come vedete, vi faccio vedere da vicino, si è amalgamato bene il nostro prosciutto con la ricotta e il formaggio. Possiamo anche aprire le sottilette, intanto così sarà un'operazione molto più veloce appena andremo ad assemblare il nostro. Vi faccio vedere dopo. Tornando un attimino alle nostre uova, avete visto, mettendo un goccino di aceto bianco, abbiamo evitato che fuoriesca l'uovo. Sicuramente quando inizia così a bollire l'acqua, le nostre uova si possono toccare e si possono fare delle piccole crepe. Lo ripeto ancora una volta, l'aceto di vino bianco funge da cicatrizzante, cicatrizza, non esce più l'uovo. Ritorniamo ancora da questa parte, oggi sto facendo i saltelli di qua e di là. Iniziamo subito ad aprire il nostro rotolo di pasta sfoglia. Questo è rotondo, se riuscite a comprarlo quadrato, meglio ancora. Ce l'avevo rotondo, però fa niente, daremo lo stesso la forma che vogliamo. Voglio fare un rollè di pasta sfoglia con questi ingredienti che state vedendo, dopodiché quando si sarà raffreddato un pochino lo taglieremo a pezzettini di questa altezza, va benissimo e lo possiamo degustare. Pronti? Partenza, via! Ecco
Ecco qua, sono arrivate anche le uova, spostiamo un attimino sta affare qui il foglio di pasta sfoglia. Le uova le abbiamo fatte bollire, tagliamole a fettine, se si rompe qualche fettina non vi preoccupate, non siamo geometri e non ci fa niente, tanto quando andremo a girarlo si romperà lo stesso. Cerchiamo di fare comunque del nostro meglio facendo delle fettine più o meno dello stesso, della stessa altezza, stavo dicendo diametro, e ogni tanto io ho un vocabolario tutto mio. Ecco fatto, e insomma abbiamo fatto del nostro meglio, abbiamo tagliato l'uovo, andiamo a prendere subito di nuovo il nostro foglio di pasta sfoglia, mettiamo via la forchetta, non ci serve più, prendiamo un cucchiaio per piacere, quindi prendete il cucchiaio senza perdere tempo, dai, prendiamo il nostro ripieno, raccogliamo bene tutto quello che riusciamo a pulire, a raccogliere, voilà, fatto questo iniziamo a spargerla un pochettino senza andare troppo al bordo, lasciamo circa due dita e mezzo dal bordo, vi raccomando. Fatto questo, così alla buona, senza uscire pazzi, guardate già che bel colorino che ha, andiamo ad inserire l'uovo in questo modo, facendo sempre più o meno il giro del nostro ripieno in questo modo, al centro non ha problemi, possiamo fare una roba veloce, ecco fatto, tac, e quasi vesemo, tac, come dicono qua da qualche parte d'Italia, dicono vesemo, ci siamo, mettiamo un pochettino della nostra sottiletta, del nostro formaggio a piacere, quello che volete, della provola affumicata, dell'Emmental, fate quello che volete, questa è la base, voi ci potete costruire sopra tutto quello che volete. Potete metterci anche uno o due cucchiai di salsa di pomodoro, se vi va. Se non vi va, fate a meno. Non c'è problema. Due dita, come abbiamo visto, siamo appena appena fuori centro da questa parte, quindi non fa niente. Anziché iniziare a rotolare da questa parte, inizieremo a rotolare da quella parte. Adesso che abbiamo messo anche questo, giustamente siccome siamo leggermente fuori centro, come potete vedere, da qua ne abbiamo tre dita, da qua abbiamo due dita, ci siamo giocati mezzo dito. Non fa assolutamente niente. Prendiamo e giriamo il nostro bel rotolone di pasta sfoglia. Prima operazione, andiamo a chiudere subito dai lati. Facciamo così, gli diamo tipo due botte di karate, zac, zac, giriamo da questa parte per controllare anche da questa parte, visto che da questa parte c'è la chiusura in questo modo e da questa parte non c'è niente, noi andremo ad appoggiarlo così, solleviamolo un attimino, riutilizziamo la nostra carta forno, giustamente senza che ne andiamo a prendere dell'altra, chiudiamolo bene qui, dai laterali, controlliamo anche dall'altra parte che sia chiuso, al massimo diamo dei leggeri pizzicotti qui dalla parte per dare ancora un po' una chiusura, ma non vi preoccupate perché tanto adesso che andrà in forno a 220 gradi, l'ho messo a 220 gradi il forno, subito si sigillerà come da copione. Lo aggiustiamo ancora un pochettino in questo modo,
cerchiamo di metterlo al centro, giusto per fare le cose fatte bene. Chi vuole può spennellare con dell'uovo per dare un colore più vivo. Se invece non avete più uova, prendete un pochettino di olio d'oliva senza il minimo problema e gli date una spennellatina con un pochettino di olio d'oliva per far venire un pochettino più lucido il nostro rotolone. Prima lo spennelliamo con un pochino di olio d'oliva, anche perché profumerà ancora di più la nostra pasta. Dopodiché con una forchetta faremo qualche buchino, ho detto, non tanti, così eviteremo che si gonfi se abbiamo fatto incorporare un po' di aria, cosa molto ma molto probabile, anche perché la producerà lui stesso un po' di aria, in quanto col calore dentro il nostro ripieno farà un po' di vapore. Noi prendiamo una forchetta, facciamo qualche buchino qui al centro, abbiamo risolto il problema. Prendiamo la nostra teglia del forno, tac, tac, lo prendiamo, lo mettiamo qui, lo mettiamo in forno e chi si è visto si è visto. Lo andiamo a mettere in forno per circa, penso che 20 minuti al massimo basteranno, dai 15 ai 20 minuti a 220 gradi, vi raccomando. Bene, il nostro rotolone di pasta sfoglia in forno, ho dato una temperatura di 220 gradi per dargli subito una bella botta, quindi adesso io lo tengo 10 minuti abbondanti a 220 gradi, dopodiché abbasserò il forno a 180 gradi per non correre il rischio di cuocerlo troppo di fuori e che rimanga appena appena crudo dentro. Quindi 10 minuti lo tenete a 220 gradi in modo che gli dà subito una bella botta di cottura, dopodiché passate il forno a 180 gradi per i restanti 10 minuti e andate di lusso, non vi preoccupate. D'altronde in cucina dovete anche sapere giocare con le temperature, e i tempi. Questo è un'altra cosa importante che serve in cucina, coordinazione e tempi, e dovete giocare un attimino anche con le temperature. È importante dare una bella botta di cottura a 220 gradi i primi 10 minuti e dopodiché lo abbassiamo a 180 gradi. Bene, è appena uscito dal forno, questo è il nostro rollè di pasta sfoglia con ricotta, uovo sodo, prosciutto cotto. Ecco qua. Aspettiamo un pochettino prima di tagliarlo, mi raccomando, anche se io lo faccio adesso in modo che possiamo un attimino vedere il risultato finale. È molto caldo, quindi facciamo attenzione. Puliamo il coltello perché rimanendo un pezzettino di uovo sulla superficie andiamo a romperlo. Sicuramente se lo tagliate dopo un quarto d'ora è tutto più semplice e meno faticoso. Questo è il risultato interno di quello che abbiamo fatto, quindi possiamo dire che il gusto c'è. Posiamolo nuovamente qui, ancora è presto per cenare. Io vi ringrazio a tutti, vi auguro ancora una volta una buona domenica. Ciao a tutti e buon divertimento se vi metterete a fare questo semplice rollè di pasta sfoglia. Ciao ragazzi!